Ah, bene. Beh, buonasera. Ciao Michele. Allora, Ciao. sono Luca Molinari, sono qui con Michele De Lucchi. Siamo a Casa Platform, che ringraziamo per l'ospitalità e ringraziamo anche Rubner, che è, diciamo, il patrono di questi incontri dedicati alla cultura architettonica, fondamentalmente alla progettazione, con una particolare crescente attenzione ai temi della sostenibilità e del rapporto con l'ambiente, che credo che sia ormai una delle cose su cui dobbiamo insistere sempre di più, poi dopo ne parleremo. Io comincerei a parlare con te di quello che c'è ancora adesso visibile in Biennale, che è il Padiglione Venezia. Io ho avuto la fortuna quest'anno di essere nella giuria della Biennale e dovendo vedere proprio tutto, Ti è proprio tutto. toccato anche questo, mi No, 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 dispiace. no, no, tu no, invece il tuo è stato uno dei piaceri che ho avuto, anzi, è stato veramente uno dei piaceri che ho avuto e che aveva anche molto colpito una parte importante della giuria. Ma la cosa interessante del Padiglione Venezia è che tu, lungo questa curva, hai portato delle idee, cioè hai portato le tue visioni. Questo, da una parte, rispondeva molto bene a How We Will It Together, come vivremo tutti insieme. Però soprattutto dimostra il fatto che tu su questo tema, con questi lavori, stai lavorando da molti anni, perché tu in totale controtendenza, qualche salone del mobile fa, hai cominciato a esporre questi meravigliosi modelli di queste workstation, dove poi l'idea della workstation è tutt'altro che semplicemente un luogo di lavoro, ma è un luogo dove stare. Allora mi piacerebbe che tu ci raccontassi il perché di questa tua necessità, cioè da cosa è nata e come si è sviluppata, perché poi c'è, cioè, tutto il sistema, diciamo, anche di rinnovamento del tuo studio che è collegato a questa cosa. Ma senza voler fare teorie troppo grandi, direi che il vero problema è che sono di un'impazienza, impazienza totale. Sembro molto calmo, tranquillo, tutti mi dicono ma che No, no, tu sei tranquilla che c'hai, nerequieto, vero? Io lo so benissimo ho che sono un nerequieto. nervosismo, c'ho la pancia che si gira tutto, come a voi penso anche perché oggi non si può stare tranquilli tanto. Mi accorgevo che tutto quello che stavo facendo non era veramente adatto ad affrontare i temi che stiamo facendo. Perché? Perché le problematiche del mercato, le problematiche tecnologiche, le problematiche autorizzative, urbanistiche, politiche, tutto quello che vuoi. Tutto il mondo nel quale l'architettura si muove. Mi impediva di andare così velocemente come avrei voluto Ok. andare. E quindi mi sono detto, io insieme ai miei collaboratori in studio e insieme a un giro di persone che in qualche maniera ho incontrato durante la vita professionale o che hanno bazzicato per lo studio, abbiamo cominciato a pensare a cosa poter fare più concretamente. E abbiamo cominciato da architetti a fare dei progetti non più definiti in base a dei brief che vengono chiaramente dai clienti che hanno sicuramente delle problematiche di tipo commerciale, di investimento, ma fare dei progetti senza questo tema. Fare dei progetti che fossero pronti subito, da visualizzare subito, da far vedere subito, da toccare subito, da guardare subito. Fossero dei progetti più radicali, perché oggi è il momento di diventare molto radicali. Ai miei tempi, negli anni '80, c'era il Partito Radicale, c'era l'architettura Però, radicale, come il però Partito Radicale ha oggi portato delle grandi, come dire, innovazioni sociali nel nostro paese, vuol dire divorzio, aborto, già basterebbe solo quello per ringraziarli. e così ho incominciato a pensare a fare progetti non per oggi, ma per il 2030, 2050, quando non ci sarò neanche più, ma per lasciare anche qualche cosa a queste nuove generazioni che stanno venendo su gli architetti, qualche cosa che non riferisse loro il mondo di oggi fatto solamente dai condomini, dai palazzi d'ufficio, tutto quello che stiamo facendo, che ha necessariamente una connotazione del mercato attuale, ma qualcosa di più idealista, non mi importa niente, idealistico. Ci sono sempre stati gli idealisti, ci saranno anche oggi. Ci sono sempre stati i visionari, ci saranno anche oggi. Ecco, io mi sono messo lì. Mi sono messo lì e ho sfortunatamente
abbandonato certi lavori più redditizi e mi sono messo a fare questo. Sì, adesso per un po' resisto, non so, però questi progetti che tu nomini, queste stations, hanno tanti nomi, sono stations, io le ho chiamate stations perché proprio voglio, sono convinto che siamo in un momento di grande cambiamento, sono convinto che abbiamo tante potenzialità per risolvere tanti temi, non abbiamo nessuna soluzione pronta in nessun No, campo, questo è anzi, evidente. ci stanno arrivando addosso problemi ancora più grossi di quelli che ci aspettavamo. E quindi abbiamo bisogno di un posto dove andare per capire dove andare. Abbiamo bisogno di una stazione. Vogliamo andare in una stazione per decidere se andiamo con il treno, a Ginevra o a Canicattì. Cioè, dobbiamo decidere un posto dove andare. E quindi l'ho chiamata stazione. Ma stazione è anche un'idea che funziona bene con l'idea del mondo che dobbiamo in qualche maniera costruire, che non è un mondo fatto di blocchi, ma è un mondo fluido, come è Certo. fluida la realtà, come è fluido tutto, l'aria che viviamo, che respiriamo, il processo con il quale viviamo, la nascita, la morte, la fortuna e la sfortuna. Beh, in questo è però importante perché tu dici delle cose che io credo che siano molto importanti, che si legano un po' anche al tema di oggi che abbiamo intitolato da disegno alla costruzione, o comunque diciamo che si lega alla prospettiva, perché oggi più che mai, in un tempo che sta cambiando radicalmente, che sta ponendo interrogativi molto ampi, dalla crisi ambientale a come stiamo insieme dopo una pandemia, cioè evidentemente quello che noi abbiamo vissuto è uno spartiacque decisivo. Io più passa il tempo più mi rendo conto che c'è un prima e un dopo. L'architettura, come tantissime altre discipline, è totalmente impreparata perché c'è l'inerzia di un mercato che apparentemente fa finta di niente. Ma in realtà le persone stanno cominciando a produrre delle domande che nell'architettura non hanno ancora delle risposte. Questo mi sembra, è un po' come se fossimo all'inizio del secolo scorso, quando, senza Certo, l'ottimismo del sì, modernismo, senza l'ottimismo della bene. E modernità. per fortuna ci abbiamo un po' di ottimismo Eh che sì, viene beh, da quello, quello è. perché sì, è una disgrazia, ma è anche una fortuna. Eh sì. Perché, sai cosa dicono i neurologi? I neurologi dicono che la nostra percezione deriva da una serie di convenzioni, assiomi, preconcetti che ci facciamo dentro il nostro cervello e che noi in realtà, della realtà, vediamo solamente il 20%. L'altro 80% è costruito da noi stessi, Dalle nostre proiezioni. dalle nostre proiezioni, dalle nostre proiezioni e dal nostro passato. Dal nostro passato, ma non il nostro di noi, ma no, nostro di noi uomini, quindi delle generazioni Certo, che ci hanno sì. preceduto, di tutti, i rinascimentali, i romani, i greci, gli egiziani, i preistorici, tutti hanno costruito una serie di garanzia al nostro cervello per permetterci di sopravvivere e Certo. di adattarci sempre alle cose che cambiavano e noi. Quindi, se la nostra percezione è fatta dal 20%, vuol dire anche che quell'80% è il grande pacchetto sul quale dobbiamo costruire il futuro. E sai cosa dicono i neurologi? Che dobbiamo cambiare il passato per costruire il futuro. Dobbiamo cambiare il passato, perché il passato ci ha costruito con questi preconcetti, questi assiomi, questi pregiudizi, questi blocchi mentali che ci fanno sì che vediamo il futuro in una maniera che non è più attuale. Dobbiamo per forza cambiare le regole con le quali ragioniamo per vedere il Certo, futuro. beh, questo diciamo. Ecco, e questo è scientificamente provato perché siccome gli scienziati in qualche maniera bisogna crederci, Rassicurante in questo, rassicurante. Mi sono detto, vabbè, allora proviamo a fare qualcosa per cambiarci questo 80% di testa che ci impedisce di vedere con vera realtà la realtà. E sto interloquendo con sociologi, antropologi, psicanalisti. Tu sai che qui a Milano abbiamo una scuola di Beh, con psicanalisi tutti i che matti che sono. girano per caso, più città, mi Guarda, sembra il minimo, voglio dire, abbiamo una questo. scuola di psicanalisi Beh, fantastica. c'è il numero di psicanalisi che corrisponde alla nevrosi delle persone che camminano per Sì. strada, questo, Ma su poi questo tu non ho alcun dubbio. il più alto numero di psicanalisti per psicanalisti è a Ah, Milano. ma va. Quindi La città più ricca chiaramente deve avere più psicanalisti possibili, abbiamo questo. una base fantastica e ho parlato con loro, mi hanno dato un sacco di informazioni e ho scoperto che
Il mestiere degli architetti oggi non è costruire muri, anzi, non serve niente a costruire, ma costruire set mentali, comportamenti. E queste stations servono per entrare in un mondo nel quale i comportamenti siano aggiornati con le esigenze di oggi. Perché senza cancellare il sorriso dalla sua faccia o dalla sua, ma mantenendo quel senso di ottimismo, di felicità che dobbiamo assolutamente difendere. Anche perché gli stessi neurologi ci dicono che se non abbiamo pensieri felici, le cellule deperiscono. Beh, su questo anche non mi trovo molto in disaccordo, assolutamente. Vero? Però allora cosa vuol dire per un architetto? Cioè, la cosa che tu ci dici è bisogna essere generosi, bisogna essere visionari e bisogna essere radicali. Tutte cose che in questo momento sembrano mancare completamente nel nostro, cioè come dire, in parte. Sì, no, ma sì. Con la mia impazienza ti dico, dai, forza, venite fuori, ma esatto, in però, realtà cioè, c'è. però in questo momento non è un gran momento per l'architettura, ad esempio, è uno dei periodi più noiosi dell'architettura contemporanea, cioè degli ultimi decenni, diciamocelo chiaramente. È un periodo strano, è un periodo un po' di transizione, come tutti i periodi di transizione, è un momento di grandi occasioni, però è come se, come dire, tutta questa energia deve essere ancora veicolata in alcune direzioni, no? Sì, però quel Vabbè, il che mio è sta un pensiero ottimista, succedendo, sembro negativo, però anche tu sei sì, no, io lo sono so, super ottimista, no, non sì. potrei vivere come vivo. Senti, ci sono delle cose anche molto semplici che stanno succedendo, che a mio avviso sono proprio, sono proprio positive proprio per il fatto stesso che stanno avvenendo. Beh, sicuramente una è la preoccupazione che tutti quanti abbiamo per la natura. Un po' Esatto, beh, questa c'è. questo esatto. Non è che facciamo molto per. Cioè, Beh, diciamo che è una però ci sensibilità sono che sta cambiando. un paio di cose belle ci sono. Ma il. Però, e questa è sicuramente una cosa, e questa è anche una cosa che viene fuori dalla pandemia, viene fuori da questo periodo di reclusione. Tutti quanti sentiamo un maggiore bisogno di difendere la natura, perché la natura. E questa idea della. Hai visto anche la Biennale? L'ho vista di sfuggita, l'ho L'hai vista, sì. visto? Cioè, come tutti i tentativi che vengono fatti per costruire un habitat per l'uomo sulla Luna o su Marte sono delle schifezze bestiali. Cioè, sono bellissimi progetti, No, sì. però Poi io lì, vabbè, ci posso stare una settimana, un mese. basta. Vabbè, dopo possiamo discutere quanti soldi mi dai, ma 2 mesi, dopo anche se mi dai tanti soldi, non ci sto più. Sì, Perché questo. manca il Gaia, manca l'ecosistema dell'uomo. Noi vogliamo vedere quell'albero verde lì. Anzi, tu mi hai detto, vieni a parlare a Casa Platform perché è un posto bellissimo dove si vede Perché si l'orto vede botanico. l'orto E io sono botanico? venuto per vedere l'orto botanico. No, anche voi tutti sicuramente, ma L'orto era botanico molto attratto da questa ha una sua sexiness molto forte, questo non c'è dubbio. Ma questo mi parla del tuo rapporto con la natura, idea. cioè. C'è un'altra cosa che è il bisogno che sentiamo tutti di cucinare. Cioè? Non è vero? È verissimo. Allora, cucinare E siamo stati chiusi in casa per un anno e mezzo, ci credo, abbiamo cucinato, abbiamo spadellato come dei pazzi. E verissimo. però cucinare poi è anche se Aspetta metaforico, voglio che, dire, cioè, appunto, è come una dire. metafora che mi è venuta fuori in questo momento, perché Un momento di inspiro da un punto. illuminazione. Però cucinare è importante. Cucinare è importante perché uno fa le cose con le mani, cioè fai le cose più vicino alla Al personalità dell'uomo corpo, che c'è. sì. E lo fai per te stesso, lo fai per il Certo. corpo, lo fai per gli altri. Lo fai Ti per prendi cura di piacere, te stesso, ti prendi cura certo. degli altri. E questo è già bellissimo. Ma poi cucinare è mescolare, no? Si prendono tanti ingredienti, si mettono insieme tanti ingredienti. Questo mettere insieme ingredienti è come oggi facciamo nell'architettura. Certo. Cioè, l'architettura monofunzionale, fatta di musei dove appendi quadri ai muri o uffici pieni di scrivanie Non e di c'è più, computer. non Non ci sono più, c'è non li dubbio. vogliamo più, non li vuole più nessuno. Questo non c'è I dubbio. musei sono fatti per metterci i ristoranti, le biblioteche, le sale didattiche, le sale convegni, le librerie, eccetera. Certo. Gli uffici sono fatti per far incontrare le persone e per rendere il rapporto umano il più produttivo possibile. Certo. Quindi, quando si disegna il museo, quando si disegna gli uffici, non fai più l'ufficio fatto di sale con belle file di. Che
che guardi bene, che siano ben in fila tutte le scrivanie. E in fondo il capo ufficio. E in fondo il capo ufficio. Ma tutt'altro, le rompi il più possibile, ci metti... Anzi, il grande problema degli uffici è cosa ci mettiamo negli uffici. Perché la cucina ce l'abbiamo messa, la sala pranzo ce l'abbiamo Il messa, ping pong, il il telefono ce l'abbiamo messo, il biliardino. biliardino ce l'abbiamo messo, la biblioteca ce l'abbiamo messo, la ludoteca ce l'abbiamo messo. Un bel impianto termale, delle terme, Tra un meraviglioso, po', alla tra un romana. po' non si manca. Però, capito, il fatto di mescolare funzioni diverse costruisce quell'ambiente che intanto è più vitale, Certo. ma anche è più capace di costruire dentro all'uomo, dentro a noi, quel passaggio costante da un fare all'altro, Certo. da una conoscenza all'altra, da un incontro all'altro, con tutti gli imprevisti del caso, Certo. che sono la ragione per cui l'imprevisto È la città. è la città, è la Certo, è creatività, è la evidente, sì. fantasia, Certo. è la visionarietà, è la voglia di vabbè, cioè, insomma, No, siamo venuti fuori così perché abbiamo saputo affrontare tutte le ma è per questo difficoltà. che cerchiamo le città, no? Perché la città è Cioè, l'ambiguità, l'imprevisto, no? vai tu, tutto nudo, in mezzo alla savana e cerchi di sopravvivere. Anche no. Lo so. Che brutta immagine, che brutta immagine. Però hai capito, noi siamo deboli come... Siamo gli Ma animali più deboli della certo, Terra. esatto, No. sì, Ci questo non c'è salviamo dubbio. perché abbiamo un po' di collaborazione tra di noi, perché abbiamo un po' più di... Sì, abbiamo il cervello più grosso degli altri animali. Ci sappiamo guardare da fuori. Ci Certo, sappiamo. Guarda che sì. guardarci da fuori. Non mi ricordo più chi è stato l'antropologo che ha fatto nascere la civiltà dalla grotta di Lascaux, perché c'era il primo uomo dipinto sulle rocce. Ma quella è un'idea bellissima. Eh sì, perché Cioè, loro... non c'è nessun altro animale. Io ho un cane, guarda, ti assicuro, stupendo, di un'intelligenza meravigliosa. Però non guarda mai la zampa che mettono nella No, zampa, no? e poi quando vede lo specchio non si vede. Cioè, se vede un altro cane abbaia, se si guarda davanti a... Allora, sì, no, una volta anche abbaiato. Però non si capisce, Certo, non sì. si vede da Non c'è fuori. la Non proiezione. si vede. E vedersi da fuori è l'origine della coscienza. E certo. Quindi, E non solo, ma anche del rapporto col sacro, che poi è la cosa rapporto che col ci radica sacro, nel mondo. esattamente, esattamente. Ma in questo però tu dici due cose che credo siano fondamentali per questo nuovo secolo. Prima di tutto che le città sono tornate a essere pensate come degli organismi che cambiano continuamente, quindi non più come dei corpi separati, ma come degli organismi. E che ogni buona architettura sopravvive alla sua funzione. E infatti il vero problema è che noi abbiamo ridetto dagli ultimi 50 anni architetture così rigide che non Che non sopravvivono alla abbiamo funzione che ha. E questo è un grande tema per i concordo prossimi anni, totalmente, no? Cioè, concordo ci totalmente. troviamo di fronte a scatole Sì. inutilizzabili nel momento in cui è morta la Sì. funzione per cui sono state fatte. E questo è come dire, l'inquinamento vero del XX secolo è quello per quanto riguarda l'architettura. Verissimo. Cioè la transizione, no, questa si potrebbe chiamare la transizione immobiliare, che fa sì, perché una cosa è chiara, voi siete tutti nel mondo della chiesa, un edificio abbandonato, cioè non vissuto, in 5 anni comincia Beh, a venire a dentro un po' d'acqua, sgretolarsi, sì, certo. anche se è fatto benissimo, in poco tempo un edificio non abitato si consuma, per fortuna poi Però tu sai bene che un edificio è abbandonato perché noi non ci vediamo una perché potenziale non c'è, risorsa, cioè non è esattamente, un problema nostro, cioè l'edificio è lì e chiama delle soluzioni, sì. in questo l'architettura è chiamata ad avere delle visioni differenti, no? Dei cambiamenti di punto di vista. Ma avendo avuto qualche volta l'occasione di dialogare con i grandi proprietari, grandi proprietari immobiliari in città, che poi Certo. sono le Poste, Eh la certo, Poste ha sono i grandi tenant pubblici. 98 edifici storici in giro per le città italiane che non sanno cosa farsene. Certo. Anzi, hanno un grandissimo problema perché sono nei centri storici. Valgono un sacco di soldi teoricamente, ma nessuno li compra Sono perché troppo grandi. sono troppo grandi, non sono adattati, non sono adattabili. Ci sono le soprintendenze che spaventano mezzo mondo. L'ho fatto con Banca Intesa. Banca Eh sì, Intesa ha avuto l'idea di fare certo, le mi Gallerie ricordo, d'Italia, mi ricordo. e con le Gallerie d'Italia qualcosa riusciamo a fare, ma anche lì È giusto è Banca poco Intesa, voglio dire, niente. sono Poi è quattro Banca immobili. Intesa Sì, che riesce a investire un po' di soldi, ma certo. di certo non basta. Ecco, questa idea di multifunzionalizzare potrebbe darci anche una chiave per multifunzionalizzare qualche cosa che ha una funzione base incriccata e magari su quello riusciamo
hai che inventare qualche cosa. E questa potrebbe essere una risorsa per le nuove generazioni di architetti, no? Come Sì, dire, cioè è uno dei grandi, sicuramente. obiettivi di Sì. mercato, Da quell'altra fondamentalmente. parte, poi c'è anche il grande problema delle periferie, perché anche le periferie Certo, vanno. ah, beh, Perché il poi principio è lo andiamo. stesso. Sì, esatto. Abbandoniamo i centri città perché costano troppo, perché sono scomodi, perché non si parcheggia, questo e quell'altro. E continuiamo a far crescere le periferie, senza il centro. Certo. Cioè, avendo come centro un centro farlocco che Sì. non abbiamo gestito. Beh, rispetto alla transizione, come dire, organica, c'è il rapporto con i materiali. Noi sappiamo che l'architettura è una delle grandi discipline inquinanti, come dire, sul mercato. E sempre di più l'architettura sta tornando a usare il legno. Tu sei stato uno di quelli che l'ha applicato enormemente. Mi accorgo sempre di più che molti progettisti vanno al legno perché è un materiale che ha tutta una serie di, non solo di performance tecniche, ma anche una sua necessità ecologica Beh, le performance fondamentale. tecniche, sono sicuro che Esatto. c'è Però qualcuno che sa spiegare tu meglio di sei me. un autore che da sempre col legno lavora, dai tuoi modelli all'architettura che fai. Qual è il tuo rapporto con questo materiale? Che è un materiale che sarà sempre più utilizzato, cioè che torna a Il essere. futuro è il legno, no, non c'è dubbio, non c'è dubbio. Cioè il carbon print del cemento armato è Devastante, devastante, sì. oh, incredibile, cioè, quando guardo i numeri non me ne rendo neanche conto, mi domando ma dove sta tutto questo carbon print? Invece è così. Il legno ma poi io amo il legno per una banalissima ragione. Cioè, il legno non fa mai immondizia. Cioè, un pezzo di legno abbandonato anche in Piazza del Duomo a Milano, ma a me mi piace, lo guardo, lo fotografo È anche. perché Cioè, ha una sua vita, ha perché è una sua bello, perché ha storia, la non è sua vita, inerte, no? non è inerte. Ma poi, appunto, non ti preoccupi che vada contro natura, perché è natura stessa. Poi, cioè, il legno è. Anzi, il legno poi non lo sappiamo ancora usare abbastanza, perché non lo sappiamo. Intanto non lo sappiamo ancora tagliare bene, perché non sappiamo tagliare bene il legno. Poi ci sono stati tanti eventi che i signori qua conoscono meglio di me, ma no, no, cioè possiamo fare molto di più per salvaguardare meglio i boschi, per rendere i boschi più efficienti, per usare il bosco meglio, per tagliare il legno meglio, in maniera che il legno non deperisca in fretta e non. C'è tantissimo da imparare sul legno, per esempio, su come viene preparato il legno per gli strumenti musicali. Cioè, probabilmente lo sa, cioè, il legno per gli strumenti musicali viene trattato in una maniera così meravigliosa, raffinata. Cioè, rimani sempre a bocca aperta a Sì. tu e quanta cultura paesana e cultura di boscaioli, c'è proprio nella preparazione di una tavola di legno per fare un violoncello, un Beh, poi quel violino. legno poi alla fine deve suonare, no? Cioè, Per quello deve suonare. c'è questa cosa, io amo molto il Museo del Violino a Cremona e vedere i disegni dei guarnieri e degli Stradivari, delle sagome dei violini, e pensare che questo arriva dalla foresta, come vivaia, per cui dopo andavano a scegliere gli alberi, c'era tutta una cultura del legno che vedeva Chi nell'albero sa già lo riconoscere gli strumento. alberi e tutto quanto, quello è bellissimo. Ma è bellissimo quello, ma poi anche i legni sono anche tutti diversi, non sappiamo abbastanza bene dei legni. Cioè, non è vero che siccome il pino si taglia a fine autunno, prima dell'inverno, non è vero che il rovere si taglia nella stessa maniera, è tutto Certo. diverso. Per cui tutta la cultura che abbiamo sul legno è assolutamente poca, misera Elementare, elementare. elementare rispetto al grande tema di come possiamo usare il legno. Ma E poi ci sono anche c'è anche il problema delle grandi foreste, c'è il problema delle foreste vergini, della biodiversità che c'è nelle foreste vergini. Bolsonaro sta facendo dei disastri inauditi. sì, certo. Io sono stato, anche noi abbiamo fatto disastri. Non so se vi è mai capitato di andare no, al nord dell'Argentina, dove ci sono le cascate di Iguazú. Se vi capita di fare un viaggio, adesso non si può andare, ma se vi capita di fare un viaggio andate a vedere le cascate di Iguazú. È una cosa indimenticabile. E quando arrivi a Iguazú, come si chiama la città? Misiones, la Ah città sì. di vicino.
E vedi, vedi, in mezzo alla giungla, vedi dei quadrati di bosco diverso, scuro. La giungla è mediamente chiara, li vedevo dei rettangoli molto precisi, molto geometrici, scuri. E sai cosa sono? Lì li chiamano, adesso in spagnolo non mi ricordo più, ma le foreste mute. Perché sono dei pezzi di giungle che sono stati tolti Circoscritti. e hanno impiantato, scusa, i tedeschi austriaci fuoriusciti dalla Sì, guerra, sì, scappati dalla guerra, sì. hanno piantato Abeti. Ma non ci credo, conifere, sì, conifere. conifere. E tu vai lì, mi hanno detto che mi piacerebbe anche andare, voglio andare, e tu passi dalla giungla dove sei stato nella giungla, c'è un rumore incredibile, incomprensibile. Entri, è Eri silenziosissimo. dentro e c'è un Che silenzio nessun di animale tomba, di ci entra tomba. Quella è una dentro. tomba. E quindi sono sopravvissuto queste No, e lì stanze. le tengono ancora perché Cioè, tagliano tagliano e e ripiantano. ripiantano. Però lo vedi proprio come una. Io l'ho visto come una ferita più che Vabbè, c'è come una una cosa. violenza, non è una cosa. O un'operazione di land art, quasi volendo intellettualizzare la cosa, però di fatto è una violenza e basta. Di Sì, sì, fatto sì, una sì. violenza. Ma mi interessa proprio per chiudere questa cosa su cosa, tutto quello che potremmo fare ancora con legno in architettura. Questa è una cosa che mi. Ecco, l'altra cosa importante è imparare a usare legno senza chimica. Cioè bisognerebbe incominciare a ridurre la chimica dentro al legno. Anche le vernici, Sì, anche il certo. flatting. Sì, non aver paura che un legno invecchi bene, non aver paura e lavorare con i giunti. Poi. Lavorare con i giunti, anche il ferro fa male al legno. Cioè i chiodi non fanno tanto bene. Soprattutto dei legni resinosi. Però voi lo sapete meglio di me. Adesso non voglio fare il saccente per No, niente. però tu l'hai Però usato tante volte. una cosa che voglio dire è che la bellezza del legno è proprio la bellezza della naturalizzazione. Se noi non incominciamo a porci di fronte alla naturalizzazione con un atteggiamento più di meraviglia e di felicità, Certo. non risolviamo il problema, perché siamo sempre lì che vogliamo avere tutto lucido, tutto nuovo, tutto come se fosse stato appena piallato e appena lavorato. Non funziona così. Il legno non è questo. No, Il legno è bello certo. proprio perché nel tempo si ossida, scurisce, schiarisce, ingrigisce. Il carpentiere che mi ha fatto il tetto di quella casa, recentemente ho fatto una dépendance per un albergo vicino a Bolzano. E il carpentiere che ha fatto le scandoline per il tetto, che io gli ho detto, sei qui, cioè, con il sole, la pioggia e la neve, in un paio d'anni sarà tutto bello grigio d'argento. Gli ho detto, no, io non so se è vero questo, magari me lo dite voi. Ho detto, no, non c'è la pioggia, il vento, non c'entra niente. Quello che fa diventare d'argento il larice delle scandole è la luna piena, la luce della luna. No, dai, è È bellissimo. Se anche bellissimo, un enema è è bellissimo, bellissimo, è scusa. A bellissimo. diventare argento per la luce della luna. È un poeta questo, non è un carpentiere, ma meraviglioso. Ma lui me lo diceva come sapere antico. Certo. No, io non ci credo, Però è però l'ho bellissimo. accettata, Ma l'ho certo, registrata in insomma. testa, ve l'ho raccontata oggi, però che ci creda veramente, insomma. Però l'idea che un'architettura respiri con quello che è intorno è È bellissima, no? bellissimo. Cioè, come dire, come con le maree e tutto. Cioè, stiamo tornando finalmente a pensare che è tutto più circolare, no? Questa è una cosa, questa è una delle cose, delle grandi cose che stiamo tornando a imparare. Che poi ce lo siamo dimenticati per 70 anni, che sulla storia dell'umanità è nulla, no? Se tu ci pensi. Cioè, per 70 anni ci hanno detto che non era così, adesso stiamo tornando a pensare più da antichi. Purtroppo abbiamo dimenticato troppe cose, c'è questo problema, no? Che vogliamo tornare a essere antichi, ma abbiamo poca memoria di quello che abbiamo perduto. Ma anche lì ad ascoltare quella gente lì, bisogna ascoltare anche bene anche i forestali, Ah perché i beh, forestali hanno molto da dirci. sì. Al Museo M9, quest'inverno, durante la pandemia, io ho messo al terzo piano del museo 650 alberi. Anche quercia da 4 metri e mezzo, per 2 mesi sono stati nel museo, era per mostrare che l'architettura respira, no? E poi abbiamo restituito questi alberi a 9 comuni diversi del territorio veneto. E c'era questa storia
delle storie delle foreste di pianura che in Veneto erano obbligatorie dalla Repubblica Veneta, il primo catasto degli alberi del mondo è Il Veneto, castello. e esatto, no? E il nostro partner era Veneto Agricoltura che come dire, produce le piante per, come dire, per i cittadini. L'anno scorso hanno fatto una call per dire vi regaliamo piante e hanno risposto tipo in 70 comuni hanno regalato 80.000 alberi. 80.000 alberi a persone sparse nel territorio. Solo questa cosa bellissima, no? Questa idea di una. Sì, ma ti è capitato di guardare il film, il video di Salgado? È bellissimo. Salgado il fotografo. Sì. Dov'è che si vede? Io l'ho visto sul telefonino. È una roba che si vede su Spotify. No, no, Spotify. No, si trova in rete. Si Io trova in rete. sì. Quello da guardare, bellissimo. Ma questo ci chiama a una relazione diversa con gli ambienti e con. In questo l'architettura ha una responsabilità enorme, perché i prossimi anni su questo ci giochiamo tantissimo. Sì. Penso che sia. Sì. Appunto, al di là di capire il legno e di usarlo, possiamo anche crescere molto sulle tecnologie del legno, E certo. perché il legno ha tantissime proprietà che non usiamo. Anche quella, il legno è ignifugo, E certo. lo sapete benissimo, cioè, ha delle proprietà di resistenza al fuoco superiore al metallo, alla lamiera, sicuramente ai rivestimenti Certo, plastici che vengono usati qui. quest'ultimo palazzo che è bruciato. E non c'erano pannelli in legno, evidentemente. Direi bene, grazie. No, però, no, No, dimmi facciamo cosa. qualcosa di bene. Eh? Facciamo qualcosa. Ah, io sarei solo felice, tu fai solo cose bellissime in legno, vuol dire. Per cui è. Ma adesso hai dei progetti in cui giocherai col Facendo legno? una casa di legno in Svizzera, Ah, tutta in va legno, bene, in sì. Svizzera è facile fare una casa in legno, però. Sì, è vero. È vero. Però è diversa. Avessi detto faccio la casa in mattoni in Svizzera, già è avuto. Vogliono una bella casa di legno in Svizzera. Poi, Bisogna pensare a una delle prime station realizzate tutte in sì. legno, quello sarebbe bellissimo, quello sarebbe veramente bellissimo. Io consiglio a tutti di vedere, poi i tuoi modelli sono stupendi, il tuo rapporto col fare in legno, non so, non credo che tu quei modelli li abbia fatti, quelli che sono in mostra, sì, non li hai fatti tu, li hai fatti tu? Quelli difficili li ho fatti tutti io. Veramente? Quelli facili li ho fatti fare perché non mi Cioè, fido. quelli più cattivi, quelli con i legni. Ah, no, perché il ragazzo qua ha una. Cioè, quindi gioca, come dire, nella sua casa di Angera. No, sì. No, dunque, quelli che sono Quelli che appesi sono sopra, appesi. no, quelli li ha fatti la Fenice. Quelli li ha Ecco. fatti gli attrezzisti della Della Fenice Fenice, quelli durante. sono delle carpenterie da Sì. teatro. No, io ho fatto quelli Que quelli, sul quelli, quelli, quelli tavolo. sul tavolo. Ma il. Ti chiedo una cosa che io, tu sai che mi piacciono moltissimo questi progetti, questa libertà del rapporto con la forma, perché poi alla fine l'architettura, piace o non piace, è forma, e su questo c'è anche un analfabetismo formale anche molto forte. Ti ringrazio, questa è la sacrosanta verità che tanti architetti non capiscono, veramente. No, ma è fondamentale perché poi c'è un analfabetismo formale enorme in questo periodo qua, l'architettura, continuo a dire, è noiosissima, ma il rapporto col pensiero formale è importantissimo, no? Con pensiero E simbolico, certo, pensiamo. assolutamente. Ti ricordi quella scenetta che fa Harari, conoscete Harari, l'antropologo Certo, israeliano. israeliano, che fa la scenetta e dice, se io mi metto davanti a uno scimpanzé e gli dico: c'hai una banana qui, c'hai 1.000 euro qui, lo scimpanzé quale prende? E tu quale prendi? Te ne compri 1.000 di banane qua. Cioè, questo pezzo di carta assolutamente insignificante, che non ha nessuna relazione con le banane, però vale 1.000 Mille banane. banane. Allora, questo di nuovo col senso della percezione che noi costruiamo, di cui abbiamo il 20% di realtà e l'80% di costruzione mentale, ci dice proprio che se non andiamo avanti su quella strada lì, per cui riusciamo a sostituire tanta materia Inerte. inerte, ingombrante, con simboli, l'umanità ancora spazio per crescere. Certo. Questo, torniamo alle grotte di Lescaut, cioè, E come torniamo dire, alla scuola. perché Sì. ogni valore simbolico poi rigenera una generazione che rinnova. Sì. Poi i simboli diventano una narrazione, diventano un racconto, una cosa che condividi, diventa un linguaggio, diventa una forma, diventa degli spazi che abitiamo. Torniamo tutti alla Lescaut.
Grazie, grazie. Prego.